Ciao a tutti e buona giornata. Oggi per la prima volta vi suonerò due brani completamente diversi l'uno dall'altro. Infatti uno è Fra Martino, l'altro C'era un re. Sono due antiche melodie, Fra Martino è famosa in tutto il mondo, ma vedrete che anche C'era un re la riconoscerete perché è un tema che avrete sentito qualche volta nella vostra vita. Allora che succede? Io suonerò prima C'era un re, poi Fra Martino e poi metterò insieme i video e vedrete che il brano diventa un solo brano con due tracce sovrapposte. Ebbene, vi sembrerà strano, ma il brano viene benissimo. Al termine vi spiegherò perché accade questo strano effetto. Divertitevi anche voi a suonare magari con un amico questi due brani insieme però, in simultanea. Cioè, tu che stai guardando il video decidi magari quale brano fare e il tuo amico fa l'altro dei due. Ripeto, due temi famosi da suonare insieme. Allora, come mai due brani completamente diversi è possibile suonarli insieme? Allora, in realtà la risposta è piuttosto semplice, perché hanno la base armonica, cioè gli accordi. Mettiamo ipotesi che suoni questo brano sulla tastiera, gli accordi cambiano nello stesso momento per tutti e due i brani. Quindi è una casualità, chiaramente, è andata così, chi ha scritto i brani non ci ha pensato a questa cosa. Ma poi qualcuno li ha guardati e ha detto, ma caspita, gli accordi cambiano esattamente nello stesso punto. Ecco perché i due brani è possibile suonarli insieme. Divertitevi anche voi a eseguire questi brani insieme a me. E adesso ecco lo spartito, i due spartiti, pardon. Sopra vedrete C'era un re, sotto vedrete Fra Martino. Un abbraccio a tutti e a presto.